Amici di Bracemi Ancora, per la prima volta sul canale vi porto una sagra, la sagra della tagliatella al cinghiale che si sta svolgendo ad Orbetello. Siamo in provincia di Grosseto, c'è sempre un sacco di gente in questi mesi e immancabile arriva qui a Orbetello la sagra della tagliatella al cinghiale. Quest'anno però è una sagra, ragazzi, un po' zoppa, perché sta subendo un grande caso di cronaca decisamente triste che sta coinvolgendo questa zona. Sono morti nella laguna di Orbetello più di 1000 quintali di pesce, una roba vergognosa e che purtroppo sta danneggiando questa sagra, perché c'è una puzza nel paese pazzesca. Ora facciamo un salto nella laguna e poi torniamo. Parlano di oltre 1000 quintali di pesce morto. Eccoli qua. La protezione civile piano piano li sta recuperando queste carcasse, ma ci vuole assolutamente tempo. La laguna sta a 300-400 metri a dire tanto dalla sagra, che è praticamente qua davanti a me. I protagonisti, buonasera. Buonasera a lei. Buonasera. Buonasera. La salsiccetta? Mazzo, ho rimediato già una salsiccetta. Nonno Carlo, grazie nonno Carlo, grazie mille. Ragazzi, ho già rimediato una salsiccetta, grazie. Ah, cosca. Se ci vuole aggiungere una patatina. Ma questa è griglia serio, eh? La brace non manca. Ah, qui ragazzi c'è la plancia, vedete? Bella. Piastra. Qua che ci cuoci? Scamerita. Ah, la scamerita. Capocollo di maiale. Capocollo di maiale lo cuoci qui. Tu sei addetto alla scamerita. Mi prenderò le tagliatelle al cinghiale. E di secondo. Beh, mi sa che una bistecca di manzo grigliata a 10 euro ci sta tutta. Siamo Moretti rigorosamente grande e panzanella maremmana. L'organizzazione è facile, quelli gialli sono ragazzi giovanissimi che portano al tavolo, i verdi sono gli addetti alla cottura. Compilate il foglietto, scrivete quello che volete e buon appetito e fate la fila. Come stiamo facendo noi e se magna. Ciao, come funziona? Noi ragazzi veniamo e portiamo. Ti accedo, do questo ordine. A noi ragazzi. Ok, lo do a te? Sì, finisco subito il tavolo e tengo subito. Ok, va bene. Il numero è il 10, giusto? E che vi aspettate quando vedete le sagre? Personalmente io mi aspetto un ambiente rustico e di mangiare una sorta di grosso convivio, no? Non mi aspetto certo la super tagliatella gourmet o il piatto super ricercato, cioè voglio mangiare di sostanza. L'unico, uno dei problemi delle sagre sono le zanzare, per esempio. Se vi volete godere le sagre ovunque voi siate, fate come me, eh? Il ballo dell'Autan. Tra zanzare e puzza di pesce, sta sagra poteva uscire meglio. Ora sulle zanzare non dico niente, ma sulla puzza di pesce la cosa mi ha fatto particolarmente innervosire. Roba nostra, vai, grazie. Sei stata velocissima, sei stata. Già mi piace. 100 punti a questa sagra. Forchetta e coltello di metallo, niente plastica. Bravi, 1000 punti, così mi piacete, 1000 punti. Assaggiamo il pane, vediamo quanto ce l'hanno portato. 3 pezzetti. Su questo si poteva far meglio. Parliamo del classico pane sciapo di queste parti. Ho preso sia la Peroni sia la Moretti, voi che preferite. Signori, è arrivata la tagliatella a ragù alla quale è dedicata questa sagra. Il modo migliore per apprezzare il cinghiale è questo, farne il ragù per la tagliatella. Assaggiamolo un attimo, tocchetti, vabbè, diciamo non si sono tirati indietro, ce l'hanno messa al giusto. Questa è proprio la classica mestolata, buon, da mettere sopra. Questo è il ragù, 2 tocchetti, ho preso i tocchetti più grandi, eh.
Sapete ragazzi, per rendere un pochino più intrigante il ragù di cinghiale bisogna metterci o un po' di pancetta o un po' di lardo, altrimenti il cinghiale, il ragù di cinghiale risulta flat. Si sente il soffrittino col sedano, la carota, si sente, ci sta. Nota sulla tagliatella, ragazzi, la tagliatella è la via di mezzo tra la pappardella e la fettuccina, eccola qua, questa è la tagliatella. La pappardella sarebbe un po' più grande, la fettuccina un pochino più piccolina. Comunque, boh, mischiamo, facciamo il mischione. Non deve essere troppo carico di sugo, la tagliatella al ragù di cinghiale, eh. Ecco, questo deve essere, il colore deve essere questo. Dai, assaggiamo, va. E lei, nel senso che questo è quello che tu pensi di trovare e questo è quello che tu trovi, non è nemmeno scotta. Grana padano. Dai, va, proviamo con... Alcuni piace col parmigiano, altri senza, ognuno ci si mette, diciamo, fate come vi pare. Io ce lo metto tutto. Qua ci stava da Dio, ragazzi, un po' di peperoncino, ma non te lo metteranno mai a queste sagre, perché il peperoncino spaventa sempre troppa gente. Nel frattempo ho beccato un altro pezzetto di cinghiale, eccolo qua. Assaggio col parmigiano. Quanto l'abbiamo pagata? 8 euro, 10 euro? Li vale tutti. Ragazzi, se invece la tagliatella non vi piace, ci sta il tortello, eccolo qua. Tortello pure questo, ragazzi, al ragù. Assaggiamolo, vediamo com'è, ripieno, io l'ho fregato al mio vicino di tavolo, ripieno con ricotta e spinaci, assaggiamo, va. Buono, non gli puoi dire nulla. Promosso, promosso, promosso. Io sono un grande amante delle sagre, ragazzi, e se sto video vi piace ve ne porto altre, perché l'estate è tutta una sagra. Mo arriva il secondo, la bistecca, ho ordinato una bistecca e la griglia per 10 euro, vediamo che arriva. Il mio terrore era di trovare un ragù scarico di cinghiale, invece i tocchetti di cinghiale ci stanno, ci stanno. Gli amici del circolo bocciofilo di Orbetello, che hanno organizzato questa sagra, non si sono tirati indietro. E lui è Gio Ruschio, è il mio videomaker di oggi. Com'è la tagliatella? Buona, anzi, mortacci quanto è buona. E provvedo a una super scarpetta, ricordate ragazzi che è tutta una questione di polso. Eccote qua. Grazie, la bistecca a me, grazie, la patatina a me, grazie, la grigliata di maiale a me, grazie. Perfetto, io ho ordinato una bistecca. Signori, 10 euro questa bistecca, direi che il prezzo ci sta. E 8 euro la grigliata mista di maiale. Panzanella toscana per non farsi parlare dietro. Vai alla sagra, arriva la bistecca di manzo, ci devono mettere la fetta di limone. Se non ci mettono la fetta di limone, diffidate. Se state ragazzi alla sagra, la fetta di limone ci deve stare, anni 80 puro. E che gli vuoi dire? E che gli vuoi dire a sta bisteccuccia? Ragazzi, questa io l'ho pagata 10 euro, me la sto a mangiare sotto il cielo, modalità convivio, è buona, è tenera, ma che volete di più? Sì, qualcuno potrebbe dire, Michele, è lessa, non c'è la reazione di Maillard. Sempre 10 euro la stiamo pagando, se l'avessi pagata a 120 euro avrei avuto qualcosa da dire, ma stiamo a parlare di una bistecca da mezzo chilo circa, secondo me so, beh sì, mezzo chilo ci sta, pure un po' di più, pagata 10 euro, stai a capirsi? E ora la grigliata di maiale, ragazzi, pagata 8 euro, il capocollo di maiale, pancetta, bacon, salsiccia. Capocollo, si può fare, salsiccia decisamente stressata, questa sarà so scordata, ma considerate che a griglia ci stanno i nonni del circolo bocciofilo, è stata a pagare 8 euro. Venite qua a fare gourmet e a fare rompipalle, un po' secca, avessero cotta 2 minuti di meno era meglio, però vabbè, consiglio mio, se venite qua prendete la tagliatella al ragù di cinghiale e prendete la bistecca. Anni 80 puro, eh?
il limone sulla bistecca. Ragazzi, l'ultima volta che ho strizzato il limone sopra la bistecca avevo 8 anni. E concludiamo con la panzanella al pomodoro. Questo piatto, ragazzi, meriterebbe un monumento. L'abbiamo pagato 4,50 euro. Sapete di che cosa è composto? Qual è l'ingrediente principale? Il pane, ma non il pane qualunque, il pane raffermo. Questo è un grande piatto di riciclo, un grande piatto che vi insegna che non bisogna buttare niente. Andrebbe portato in tutte le scuole elementari, medie, licei d'Italia. Pane raffermo che viene messo a mollo e poi pomodoro, basilico, cipolla rossa, olio, aceto, sale e buon appetito. È una meraviglia, ovviamente il pomodoro, ragazzi. La cosa è che pure è buono, te rinfresca. Dopo che hai mangiato la tagliatella, il cinghiale e il bisteccone, la panzanella c'ha un potere che te rinfresca, che ti verrebbe da ricominciare da capo, capito? Poi tra l'altro 4,50 euro. Questo è uno dei piatti sui quali ci si margina e ci si guadagna di più. Cioè, paraculo in tutti e due modi. Uno perché ti ricicli il pane secco e due perché a 4,50 euro c'è un contorno pazzesco che ti permette di guadagnare e non buttare pane. Mi dona la maglietta della 19ª sagra? Della tagliatella al cinghiale? Mi dona sì, dai. Nonno Carlo, grazie, grazie mille. Ciao, bello. Abbiamo mangiato molto bene, grazie, siamo stati felici. Complimenti. Buon proseguimento, ciao. Ciao, grazie. E come in tutte le sagre che si rispettino, a un certo punto parte lo spettacolino con la musichetta. Speriamo che YouTube non mi blocchi questo punto del video, anche perché siamo alle battute conclusive. Promossa o bocciata la sagra della tagliatella qui a Orbetello? Promossa. Se venite qua vi consiglio proprio di prendere la tagliatella al ragù di cinghiale, prendetela. Se volete un po' di proteine a basso costo, vi ho fatto vedere due opzioni. Ragazzi, ci siamo fatti pure una chiacchierata con il presidente qua di tutta l'Ambaratown, che ci ha spiegato un po' come funziona. E venite a Orbetello perché è un posticino, diciamo, bello, delizioso, molto carino. L'unico pecca di questa sagra, ragazzi, non è responsabilità loro, è la puzza di pesce che circonda tutta l'area a causa di questa moria di 1000 quintali di pesce che è morto per incuria di chi dovrebbe gestire questa laguna. Abbracciami ancora, ragazzi, è tutto. Ditemi se le sagre vi piacciono, ve ne porto altre. Un abbraccio e che la brace sia con voi. Ciao! Anna Maria, tu sei, io ti do del tuo, questa certo. Sagra, non te posso dare del lei. Certo. Allora, tu sei il presidente che ha organizzato questa bella sagra. Sì. Io ho qualche curiosità. Allora, quanto lavoro c'è dietro? Quanti giorni prima iniziate a lavorare per garantirci questi 6 giorni di sagra? Allora, il periodo è immenso, perché per preparare questa sagra già ci pensiamo, appena finita si pensa già alla prossima, okay. Quindi sono mesi, vabbè, ci pensiamo, però poi dopo, di fatto, un paio di mesi prima cominciamo. Un paio di mesi prima cominciamo con gli ordini, a pensare al menù, pensare a tutte queste... Ah, devi arruolare intanto i grigliatori, sì, sono tutti nonni sì. Là. Noi abbiamo bisogno, intanto, per mandare avanti una sagra così, indispensabile avere la garanzia di uno staff della cucina eccellente. Perché la cucina... Ma sono tutti volontari? Sono quasi tutti volontari. Okay, no, questa è la grande curiosità mia. Sì, lo staff della griglia, quindi sono tutti soci del circolo bocciofilo. Quindi una volta individuato lo staff della griglia, lo staff della cucina, poi tutto il resto... E cominciano a venire anche i ragazzini, perché come vedi vogliono servire ai tavoli, cominciano a venire già un mese prima perché vogliono venire tutti, vengono a flotte. Sì. Vabbè, noi abbiamo mangiato bene. Sì. Ci è piaciuto il fatto delle posate di metallo. È stata una scelta mia perché... quando si va alle sagre, soprattutto ci sono le grigliate, c'è la bistecca di manzo e queste forchette si rompono. Esatto. Allora ho detto, facciamo una scelta di comprare forchette e coltelli come si deve, okay. Perché quando si mangia, insomma, bisogna. Oh, ma senti un po', quanta gente hai messo seduto stasera? Quanti saranno? Ma stasera, dunque, questi sono una postazione di circa 400 posti. Ci sono 400 persone sedute? Sì, sì. Poi che si alzano. Oh, tutto poi... fila liscio comunque, bravo. Tutto fila liscio perché siamo organizzatissimi. Siamo affiatati, ci divertiamo, perché è anche un divertimento. Adesso si lavora, ma si lavora con la passione, perché
perché questi introiti che noi abbiamo con la sagra, sì, a noi ci occorrono per poi fare tutte le nostre attività sportive in questo circolo che sono. Con la sagra vi finanziate tutto l'anno? Noi finanziamo tutto l'anno, perché questo è un circolo bocciofilo, ci sono tre gare per i campionati, ci sono tre piste da 27 metri per 4. Quindi... Allora guarda, io ero venuto per mangiare la tagliatella. La tagliatella ragù. E il ragù era buono, bravi. Sì, sì. Non avete Grazie. Fatto. Grazie. Siete stati no, 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 assolutamente. Siete stati generosi. Oh, lo voglio dire qua, accanto a te, l'unico dato negativo di questa sagra è la puzza di pesce che ci sta in tutto il bedello. Lo so. Allora, io non ho chiesto in giro, non l'ho capita di chi è la responsabilità, non te la faccio di a te perché no, magari non è il caso. No. Chiunque sia responsabile, ragazzi, io non andrei a dormire la notte tanto tranquillo perché si rovina proprio un paesino delizioso. Allora, no? Noi urbetellani ci siamo un po' abituati al nostro odore di laguna, perché c'è sempre stato con lo scirocco, insomma, per noi l'odore della laguna è un odore inconfondibile e affettuosissimo, però purtroppo quello che è successo quest'anno è un tantino più grave, più problematico, però... Perché si stanno adoperando per risolverlo. Ho letto 1.000 quintali di pesce, ce li saremmo magnati volentieri. Sarebbe stato molto Presidente, meglio. Grazie mille. Grazie, grazie okay. Michele. Ciao, grazie. Ciao.